Buongiorno a tutti, buongiorno. Avevo già annunciato sulla pagina Facebook che sarebbe tornata una serie, diciamo una serie 2 di una precedente serie di video che avevo fatto nel 2016. Giusto un piccolo riassunto della storia, delle puntate precedenti. Io nel 2016 a febbraio ho deciso finalmente di fare una cosa su cui stavo riflettendo da tempo, cioè operarmi agli occhi per la miopia con la chirurgia laser. E avevo deciso di fare dei video in cui documentavo un po' come stava andando. C'era un video del giorno prima dell'intervento, un video appena fatto l'intervento e poi i giorni successivi per circa una decina di giorni, che sono i giorni quelli un po' critici. E ho notato che sul mio profilo YouTube, sul mio canale YouTube, quelli erano i video più visti. Probabilmente perché ho incrociato l'interesse di molte, molte persone. Io ho un profilo su YouTube e su Facebook, in cui parlo, chi mi conosce, no? Parlo di temi un po' tecnici, un po' specialistici. Questo probabilmente era un tema che andava a... no, devi invertire il video, cara Ho ospite. visto Così. No, perché come avete capito questa c'è un ospite oggi. Vabbè. No, allora io avevo fatto dei video in cui raccontavo queste cose e effettivamente hanno raccolto consenso. Poi ho mollato la cosa perché 2016, insomma, sono passati 4 anni e l'operazione era andata bene, io non ho più avuto modo di raccontare. Però nel frattempo è successo che alcuni amici e colleghi vedendo questi video, mi hanno chiesto: dai, raccontaci, raccontaci, ma posso farlo, non posso farlo, come la vedi, come non la vedi? Una delle persone che sono riuscito a manipolare, l'abbiamo ospite qua oggi in video, e vediamo se magari ci vuole raccontare anche in prossimi video come stanno andando. Il nome è già scritto là in alto, Luna Guaschino. Spieghiamo ai nostri spettatori che Luna è il vero nome, non è un soprannome. No, ci confermi che è il tuo nome vero, non è un nickname. E Luna ha fatto ieri, quindi praticamente cos'è? 15 ore fa possiamo dire, perché noi stiamo registrando questo video la mattina di venerdì 30 ottobre, e lei alle ore 16 del 29 ottobre era sotto i ferri. Piccola distinzione: io ho fatto l'altro tipo, cioè diciamo le operazioni per gli occhi sono divise in due grandi categorie a seconda del tipo di tecnica applicata. La mia era quella più classica, quella più antica, la PRK, che è quella che si fa già dagli anni 90, che consiste nel togliere l'epitelio, ti grattano gli occhi con un bisturi sostanzialmente, il laser incide e sistema la cornea e dopo si aspetta che nei giorni successivi l'epitelio pian piano si riformi. Luna ha fatto invece un'altra forma di chirurgia che si chiama LASIK. Entolasi, sì, Ok, entolato. invito, non, né io né te siamo dei medici, quindi non possiamo dire granché su questa cosa, però ecco, invito chi ci segue a cercare su Google le due famiglie, diciamo, di operazioni che si possono fare. Forse adesso ne è arrivata una terza, non mi ricordo. Fatto sta che la tua consiste invece non nel togliere l'epitelio, ma nel sostanzialmente affettare un po' l'occhio, cioè tagliano un pezzo di superficie, incidono e poi te la richiudono e lasciano che si riemargini nei giorni successivi. Ok, ho parlato fin troppo io, adesso vogliamo sentire da te. Allora, devo dire che ti vedo molto bene, nel senso che... allora, premessa, anch'io nel primo video ero super euforico, ah, non mi è successo nulla, ho superato benissimo, e poi il giorno 2 e il giorno 3 invece nei video compaio con gli occhiali e con gli occhi un po' affaticati e un po' rossi, perché nella mia... Tu invece come sei messa? Qua pare che sia il contrario, nel senso che allora, io ho fatto questa femtolasi che, come dicevi tu, io non sono una tecnica, però effettivamente con il laser si crea quello che viene chiamato un flap, quindi si taglia un pezzettino di occhio, di cornea, credo, insomma, e sotto si lavora sulla miopia, e poi si riposiziona e si lascia che si rimargini. Ieri sono andata appunto a fare questa operazione ho iniziato a vestirmi per l'operazione alle 4 e alle 4 e 15 ero fuori dalla sala operatoria, quindi è durato, in realtà il laser opera, il momento in cui il laser opera sull'occhio dura credo 20 o 24 secondi per occhio, quindi è un'operazione velocissima. Che Quello però che sono succede. lunghi, diciamo che sono lunghini questi 24 secondi, o no?
Sì, no, ma guarda, devo dirti, questo io avevo visto ovviamente tutti i tuoi video prima perché avevo una paura terribile di questa operazione. In realtà devo dirti che non ho neanche avuto la sensazione che siano lunghi perché l'unica cosa che si sente è il fastidio di questo strumento che sembra ciucci il bulbo oculare, cioè come se ti tirassero leggermente l'occhio, cioè si mettere uno strumento sull'occhio che sembra che risucchi leggermente l'occhio e crea un po' di fastidio, nel senso che c'è la pressione e c'è un po' questo risucchio, ma non è male e non è niente di Ma anche paragonabile tu dovevi guardare un buchino rosso, un puntino rosso? Devi guardare questo puntino rosso, chiaramente ti fermano poi le ciglia e tutto, devi guardare questo puntino rosso, ma e poi nel momento in cui taglia vedi grigio, cioè non vedi niente, no? Vedi una specie di grigio con puntini colorati, è quasi una cosa. Però chiaro, il fastidio è solo quello: devi resistere questi 20 secondi perfettamente immobile, dopodiché si stacca questo strumento che evidentemente è il laser che taglia, mettono vari liquidi e la sensazione è che riposizionino leggermente la parte, questo flap che è stato spostato. Ma veramente è un'operazione velocissima, velocissima. Io non mi aspettavo così veloce, ero molto preoccupata perché poi ti fanno sdraiare, insomma, però è stata molto veloce. Tra Nel l'altro, cioè, momento tu l'hai in fatta in un periodo particolare, nel senso cui. che Esatto, probabilmente sì, avendola infatti. fatta in periodo di pandemia avranno addirittura aumentato, diciamo, il cerimoniale, no, di preparazione, di Sì, avevamo attenzione, tutti. tutte le. A parte tutte le, vabbè, chiaramente tutte le vestizioni, però in più mi avevano detto che c'erano i guanti che sono stati messi e la mia mascherina, io sono entrata con la mascherina e abbassata fino alle labbra, quindi la Vabbè, mascherina comunque ce l'hai, si vabbè, tiene adesso, sì. però sono sulle labbra. Diciamo che io uso sempre dire che tra quello e l'estrazione di un dente del giudizio è peggio l'estrazione di un dente del giudizio come tipo di Sì, quando operazione. me lo dicevi Detto. pensavo dicessi una cretinata, in No, no, no. realtà è così. Devo dire che appunto dopo ti siedi e vedi un po' appannato, ma la cosa figa è che vedi immediatamente dopo, cioè ti siedi e vedi. Io essendo allergica, forse non lo so, mi ha fatto un po' un'iperreazione, quindi il fastidio vero ce l'ho avuto ieri, tipo Cioè mezz'oretta ieri dopo nella l'operazione, serata quando mi hai finisce. detto, no? Quando sei tornata, in serata. Ma neanche, subito proprio lì, perché ti Subito. fanno aspettare una mezz'oretta per vedere come Eh va. sì. E È quando passa l'effetto dell'anestesia locale, perché è una, una chiaramente goccia, un'operazione sì. locale, le goccette, allora lì veramente i miei occhi sono diventati molto, molto infiammati. Io ho cominciato a non riuscivo a tenerli aperti, a lacrimare. Quindi dicono che il picco normale è subito dopo l'operazione nella tempo Ok. LASIK. Ok, sì. Ieri poi appunto sono poi andata a casa, non ho aperto gli occhi perché facevo molta difficoltà ieri sera, poi ho dormito e Infatti ti ho invece questa scritto, infatti lo avevo capito perché ti ho scritto dei messaggi, no? Dei messaggi non vocali ma testuali, non mi rispondevi, ho detto beh, si vede che non guarda volentieri il cellulare. Però ecco, da noi, ecco io riattivazione. invece effetto un po' contrario, nel senso che io sono uscito in cui, e vedevo subito bene, perché praticamente l'occhio scusami, nella PRK non ha più l'epitelio, quindi addirittura hai la sensazione di vedere meglio di sempre, perché praticamente l'occhio è nudo, cioè gli viene tolta quella sorta di pelle protettiva che ha sopra, e quindi vedi ancora meglio, e in più hai appena fatto l'intervento, quindi sei proprio super, cioè corretto al bacio. E io mi ricordo che era venuto a prendermi mio padre in auto, e io guardavo le macchine in lontananza e leggevo le targhe, ma a 500 metri no, però a 200-300 metri riuscivo a leggere le targhe, che era una cosa che non riuscivo a fare neanche da bambino. Quindi sostanzialmente mi hanno tirato fuori una vista che è migliore di quella che la natura m'aveva riservato, che per natura avevo ottenuto, e mi auguro che sia così anche per te, nel senso che te ne accorgerai. Adesso no e ieri no, Esatto. cioè nel senso la vista la recupero, però ho ancora ieri era molto appannato, adesso è un po' appannato, nel senso che c'è un recupero progressivo ma poi definitivo, pare non ci sia. Tu invece dicevi che dopo 2 o 3 giorni hai Sì, avuto un po' di bruciore, un perché po' di. no, Pare che l'appannatura. questa invece sia il contrario, No, cioè ce l'hai esatto. subito e poi va scemando un po'. Perché tu dovresti avere ancora il tuo epitelio, deve semplicemente rimarginarsi quel taglio. Invece io non avevo più l'epitelio su tutto l'occhio, sostanzialmente.
E quindi l'epitelio si riforma dal secondo giorno in poi. E si riforma non in modo uniforme, si riforma a chiazze. E quindi, come una ferita, no? Quando tu ti fai una ferita, ti viene la crosticina, non è che si rimargina in modo, come dire, geometrico, uniforme, ma un po' così casuale. E anche l'epitelio fa lo stesso tipo di effetto. Tu vedi, soprattutto il terzo e il quarto giorno, vedi a chiazze ed è un po' disorientante, però allo stesso tempo comunque quei giorni lì cosa fai? Stai a casa, ti ascolti un po' di musica, non guardi il computer perché magari ti sforza, oppure perché lo vedi male, quindi non ne vale la pena. Puoi guardare la televisione, come dire, a distanza, senza fissare troppo lo sguardo, ma come accompagnamento per passare la giornata. Ma io mi ricordo che la settimana successiva, quindi 6 giorni dopo, non di più, facevo già attività sportiva, perché andavo fuori a correre e quindi era già a posto, ecco. Dovevo In questa poi. operazione qua ti dicono che insomma, il chirurgo che mi ha operata diceva che dopo, non il giorno dopo, ma sì, forse anche il giorno dopo, beh, passate 24 ore teoricamente potresti guidare, non fare attività sportiva, però ci recuperi completamente la vista. Devo dirti che io da ieri sera ad oggi è molto migliorato, cioè ora chiaramente sento un po' di questo granellino, come ti dicevo prima, sembra un granellino di sabbia negli Fai occhi. vedere gli occhi se... Ma perfetti, cioè. Non sono rossi, sono No, per leggermente gonfi, li sento un niente. po' gonfi I sopra, miei ma erano peggio, diciamo, il primo giorno. ti dà proprio subito Poi... la luce. Va bene, allora anche tu diciamo che entrerai nel club di quelli che sponsorizzeranno, nel senso che non stiamo facendo attività commerciale a favore dei chirurghi, delle cliniche che fanno questa operazione. Io l'unica sensazione che ho avuto quando mi sono reso conto di quanto era andata bene la cosa, l'intervento, è stata: ma perché non l'ho fatta prima? Cioè, perché io l'ho fatta a 37 anni. Anch'io, la Quasi stessa cosa ho 37 pensato anni anch'io. nel Devo 2016 dire che adesso mio fratello l'ha fatta, credo, 12 anni fa, 11-12 anni fa, ed è stato molto più lungo, un po' più complicato. Devo dire che adesso ci sono delle tecniche, cioè ormai è una operazione di routine. Insieme a me c'erano altre 10 persone che la ho detto. Sì. facevano nel pomeriggio solo. Quindi comunque io chiaramente adesso vedremo la visita di oggi, però la consiglio perché è un'operazione veloce e consiglio di farla presto, cioè io mi dispiace non averla fatta prima, ecco, di essere stata dipendente dalle lenti a contatto così tanto Ah, tempo. scusa, non abbiamo detto tu quanto male vedevi prima, cioè qual è la Avevo meno 4,50 in entrambi gli occhi. io avevo Quindi vuol dire che quasi la mattina non riesci a vedere l'ora, non riesci a leggere, cioè io il senso. avevo quasi 3 diottrie sul sinistro e 2,5 sul destro e già mi rompevano un poco le scatole, perché facendo io attività soprattutto acquatica d'estate, sport legati al nuoto, alla canoa, in generale canyoning, cose del genere, era proprio un fastidio, perché poi la lente a contatto non è sempre la soluzione, no? C'è anche chi la regge poco. E poi comunque Poi comunque anche la sera la lente a contatto te la togli, quindi sì, appunto te la la mattina, togli e... cioè, un tot di ore la puoi tenere, poi No, basta. ma poi soprattutto Quindi le lenti a contatto non sono esenti da problemi di tipo congiuntiviti, infezioni, perché è sempre un corpo estraneo che ti metti negli occhi. Quindi io non ero uno tanto, tanto fan delle lenti a contatto, le mettevo, però questa cosa qui invece è rivoluzionaria, mi ha cambiato la vita. E appunto mi sono reso conto, ho detto, caspita, perché non l'ho fatto prima? Anche perché poi, dicevamo, c'è il rischio, più lo fai tardi... Meno te lo godi, quindi, meno te lo godi e meno, come dire, ammortizzi la spesa, perché hai speso soldi in occhiali e lenti a contatto per molti più anni. E poi c'è il rischio che facendola a 37-40 anni, come l'abbiamo fatto noi, poi arrivi a 47-48 che devi mettere gli occhiali per leggere quelli da vecchio, diciamo, quelli da presbiopia. E quindi torni nel loop degli occhiali e ti sei goduto la vita senza occhiali per troppo poco tempo. Però vabbè, ascolta. Devo dire che comunque io penso che sarà diverso mettere gli occhiali ogni tanto quando devi leggere rispetto a riuscire a vedere normalmente per strada Esatto. guidando le persone, riconoscerle, ciao, poi comunque adesso con queste mascherine, gli occhiali sempre No, no, appannati, un voglio dire, incubo. è più Un incubo, un incubo. funzionale tutto. Comunque Bene, vi allora dirò cosa siete niente. domani del recupero totale, adesso vi dico che sento molto.
mi sento molto meglio rispetto a ieri. Ieri c'è stato un po' di bruciore, un po' di lacrimazione, ma tutto sopportabile, insomma. L'operazione è velocissima, quindi la consiglio assolutamente. Tra l'altro, credo che ci siano poi, io non voglio entrare nella parte tecnica, credo che le operazioni siano anche, la scelta delle operazioni sia diversa in base a miopia, L'occhio. spessore della Sì, cornea. Quindi assolutamente. io avevo una cornea spessa, quindi ho potuto fare questa operazione senza problemi e mi hanno garantito il recupero del 100%. Se uno poi ha miopie molto molto più importanti, chiaramente magari il recupero non è totale, però devo dire che su questa miopia lui non ha, il chirurgo Ma non ha allora, messo il nessun recupero, cioè, dubbio. ripeto, tornando al recupero, io adesso sono passati 4 anni e mezzo e dicono che potrebbe essere che poi negli anni successivi perdi un po'. Io adesso ancora vedo benissimo e quando ero andato a fare l'ultima visita di controllo, che è quella a un mese di successivo, diciamo, a un mese di distanza dall'intervento, avevo fatto la classica prova di lettura delle righe, no, che compaiono sempre più piccole e avevo letto correttamente 14 decimi. Ecco, vedi, 14 è decimi. diventato un'aquila, È un'aquilotta. una roba che, capito, cioè se la natura ti dota di 10 decimi, nel senso che quella è la media calibrata sugli esseri umani, c'è qualcuno che per natura magari ne ha 11, ne ha 12, ma io ero arrivato a 14 ed era una roba che ancora adesso mi dicono, ma tu ma davvero hai letto fino là? Poi pian piano la perderò, magari la sto già perdendo, magari se faccio la prova adesso sono a 13, sono a 12, ma... Interessante, vedrò anch'io se farò anch'io Sì. questa prova. Tra l'altro, mi chiedevo una cosa invece io sulla tua operazione. Tu hai detto che avevi messo delle lentine, vero? Poi te le hanno Mi hanno tolte? messo, sì, visto che l'occhio è nudo sostanzialmente, perché appunto viene tolto completamente l'epitelio, ti mettono delle lentine protettive che ti tieni per tutta la prima settimana, se ricordo bene, bisogna andare a vedere il video, e quindi quelle rompono. Te le tolgono loro poi. Sì. Sì, Poi vabbè. era compreso, diciamo, nel prezzo, Nella mia c'era. operazione non c'erano lentine, No, perché tu hai ovviamente. l'occhio, ancora il tuo occhio, quindi si deve solo rimarginare. Poi avevo tutta una serie di goccine che dovevo mettere nell'arco della giornata. Alcune erano antibiotiche, alcune erano lenitive, diciamo, antinfiammatorie. Lacrima artificiale, a me è andata anche la lacrima No, artificiale. lacrime artificiali che erano un po' palliative, ma poi c'erano proprio due tipi di colliri che erano farmaci che avevano funzione, uno antinfiammatorio e l'altro antibiotico perché ovviamente l'occhio è nudo e quindi è soggetto a molto di più a infezioni. Però sì, ti ripeto, tolto appunto guardando i miei video, mi ricordo che era forse il terzo giorno. Cioè io avevo fatto l'intervento il martedì mattina e il giovedì pomeriggio o forse il venerdì avevo un po' di sensazione di pesantezza agli occhi un po', davvero un po' rossi, ma è durato quel giorno lì. Ma ad esempio non è mai successo che non dormissi la notte dal fastidio, ecco. Ah no, neanche a me, non ho Cioè avuto problemi di notte per il medico aveva niente. detto di tenersi giusto in casa un antidolorifico, un Oki, un Efferalgan, una roba del genere, nel caso in cui uno proprio ha un fastidio che gli rovina la giornata, gli rovina la notte, allora si prende la pastiglina, ecco, però non mi sembra che non fosse stato il caso. Dormire dormivo, c'era quel giorno lì un po' questa sensazione di... Io avevo la sensazione come degli spilli, cioè come dei punzecchiamenti all'interno dell'occhio, questo Sì, era. però sopportabilissimo, ecco, non è una Sì, roba. assolutamente, davvero. Va bene, allora niente, confidando che tutto vada bene, magari ti richiamo domani o domenica, non lo so, fra un paio di giorni per vedere come si è evoluto il decorso, il decorso post-operatorio. Ma poi devi fare un controllo quando? Oggi devo fare il controllo. Oggi e Vado a fare un controllo oggi, poi credo tra una settimana e poi tra un poi? Esatto, mese per uguale a vedere me, se si è uguale. rimarginato. Uguale, io controllo il giorno dopo. La settimana dopo per togliere le lentine e poi il mese dopo giusto per fare una prova di quanto vedevo ed è stata la volta che ho scoperto che ho letto 14 decimi, mi ricordo. Va bene, Meritato, grazie. adesso ti dico, adesso è ancora vista, recuperata, però un po' appannata, quindi adesso vediamo nei prossimi giorni se riesco a recuperare, cioè dovrei recuperarla entro oggi e domani, ecco tutto, che credo che adesso sia un po' il fastidio anche proprio dell'occhio che si deve riprendere un po' dal taglio, poi speriamo
recupererà. Comunque ti faccio sapere, caro Ottimo, Simo. ottimo, Grazie ottimo. per Mi il dai, allora, mi consiglio, dai grazie per la ufficialmente, fiducia. grazie a te, mi dai ufficialmente liberatoria di pubblicare questo video sui miei canali, che sono YouTube e la pagina Facebook. Sì, Ok, hai detto sì, ufficialmente te la do. legalmente, questo vale come prova. E ci sentiamo alla prossima, ok? Grazie a te e grazie a chi ha avuto voglia di seguire questo video e magari anche di condividerlo. Se ci date una mano a fare condividi, altre persone potranno pian piano conoscere un po' questo mondo. Grazie, ciao Luna, ci sentiamo. Ciao. Ciao, ciao, in bocca al lupo.